Benvenuti in questa nuovissima diretta. Sì, è una diretta perché io non so bene come funziona. È vero Claudio che è una diretta, vero? Sì, salve ragazze e Ragazze. ragazzi, naturalmente. Vabbè, dai, vai, puoi parlare. Il mio nome. Te non ti degni di nessuna parola, ma si sente bene. Veramente sì, si Ma sente si sente anche bene. abbastanza bene, non ci sono problemi di input e di output per adesso, comunque Ok, ti lascio benissimo. il testimone perché il canale è il tuo, quindi Ok, va ciao. bene. Spero che Comunque vi. sono sempre qua in cabina di regia, se ne hai Spero che bisogno. vi piaccia questo video perché ormai tanta gente tratta di questo gioco, gioco Anche speciale, ormai da troppa. tempo. E anch'io lo vorrei fare perché siccome mi piace fare questo genere di cose, allora vi spiego che cosa sta succedendo. Allora. Oggi è una giornata un po' insolita perché ieri mi sono installato l'ultimo aggiornamento di Minecraft per la Play e sarebbe la versione 1.76, ma attenzione sulla PlayStation 4 perché sul PC, come noi sappiamo, Minecraft è nato lì e quindi alla fine fanno, è vero Claudio, fanno tutti alla fine cominciano a fare gli aggiornamenti da lì e poi Ok, si divincolano in altri giochi. Microsoft agevola molto il computer e fa bene in quanto è piattaforma principale di Minecraft, Eh sì, quindi ma ok. infatti io ho tutto il rispetto, dovuto il rispetto di Notch perché l'ha sviluppato bene come sul PC e qua ancora ci sono delle toppe, però è sempre bello, no? Giocare con la Play insieme agli altri, non con la stessa LAN, con altri PC che anche lì viene più. Si No, insomma, complica più la cimentandosi un situazione, vero po' Claudio? Perché. con il launcher di Java si riesce anche a creare dei server molto Sì, interessanti. però. Ecco, quello lì è un punto importante di Minecraft per il PC, perché lì appunto te quando hai quando vuoi che gli altri vengano a giocare in tuo stesso mondo senza creare un server, alla fine devi andare nella stessa LAN, vero Claudio? Sì, esatto. E lì Poi. non ti costa niente, invece qua sulla Play per andare online, no? Per entrare in altri mondi di altri giocatori, purtroppo ti costa. E questo è un punto a sfavore per la PlayStation 4, perché. Sì, non è che ora ci siamo messi qui a fare tutti i pro contro PlayStation 4 Sì, PC, eh. ma no, sono punti di vista che vanno visti una volta ogni tanto perché sono importanti, insomma. Comunque io sempre sarò team PC. Basta. Sì, ma perché sul PC purtroppo si sono formati dei grandi server che ormai. La gente ci va da tanti anni e perché sono importanti perché c'è tanta roba, dai, ti diverti un botto, no? E poi qua, tempo fa avevano aggiunto anche, adesso esco da questo mondo perché mi sono. Avevano aggiunto anche, guardate un attimo, adesso io, hanno aggiunto i minigiochi. La modalità crollo, il PvP, insomma, tutte quelle cose lì che per accontentare un po' i fan della PlayStation, però alla Sì, fine contentino, un insomma. contentino, no? Ci sono quei pochi giochi, però adesso dovrebbero aver aggiunto anche le Bedwars, non lo so ancora, perché io non ho il PlayStation Plus e non ho ancora la possibilità di andare a vedere i minigiochi, me lo attiverò più avanti perché adesso non mi interessa. Insomma, che cosa è successo nella 1.76? In poche parole, hanno aggiunto Aquatic, un aggiornamento importante che porta sulla PlayStation 4, solo adesso esclusivamente per la PlayStation 4, porta che cosa? L'aggiunta del mondo Sì. acquatico. Ok, sto vedendo un attimo come sistemare qua l'incudine, perché io non so bene dove metterlo. Ma vabbè, l'importante è che ci sia un posto. Vabbè, poi
Perché adesso poi vi spiegherò tutto il da fare di questa casa qua che ho creato in survival. Perché a Ma me, vabbè, Minecraft è nato per il survival. E te, se vuoi provare qualcosa di figo, lo fai nella creative. In poche parole, come funziona questo gioco. Allora, niente, vi faccio vedere che cosa ho combinato in questo mondo. E poi andremo a parlare specificatamente di che cosa si tratta l'ultimo aggiornamento. un annuncio, abbiamo un problema. Ok, dove cazzo vai? Ah, ok, benissimo. Dormiamo. Allora, ragazzi, questa è una casa. Cioè, questa qui è la mia casa che mi sono fatto in questo mondo. Tenete conto che non ci sono solo io, ma c'è anche Claudio che vuole giocarci in questo Ciao, mondo. Ciao, saluta, porta rispetto al popolo di YouTube. porto rispetto al popolo di YouTube. Vabbè, lasciamo stare. E poi c'è anche un'altra persona che è sempre mio fratello, si chiama Francesco e lui... Cosa cazzo? Però... Allora, in poche parole, cosa ci farò in questa casa qua? Allora, al piano terra avete visto, no? Vedete qui. Qua c'è delle stanze dove poi metterò qualcosa, no? Non lo so adesso bene precisamente cosa metterò. Se voglio, eh. Potrebbe essere interessante. Un'ottima occasione per prendere per il culo l'iPhone. No, no, vabbè, dai. Anche Allora, quello, anche quello. che cosa c'è? Come vedete, ci sono delle casse, no? Dove si mette tutta la roba, dove si mette tutto i minerali che si raccolgono per fare insomma, lo sapete, no? Poche parole si raccolgono, si mettono qui dentro e poi quando servono si vanno a prendere. Poi ci sono altre case, anche queste importanti, dove mettere materiali, edili per le costruzioni, semi, raccolto, utensili, tutti gli attrezzi, no? Oggetti per Nether, land, materiali di scarto da bruciare, armature e enchantment, che gli enchantment sono molto importanti per la nostra vita e per la nostra salute. E poi vi spiegherò anche che cosa hanno aggiunto nell'ultimo aggiornamento dell'enchantment. Allora, questo è il Che primo gli piano. enchantment Come sono molto vedete, io l'ho importanti. sistemato in questo modo. Ma l'incudine qua non ci dovrebbe stare perché non è la sua zona. Quindi te ne vai. Ma si è riparato? Perché l'altra volta l'avevo messo. Te lo ricordi, Claudio, che era tutto rotto? Adesso si è riparato. Sembra. Boh. Le magie di Minecraft. Sì, vabbè, va. Allora, andiamo su. Allora, qua su ci farò delle due stanze da dormire e poi al proprio interno ci metterò un workbench, tutto quello che si può fare sul survival. Mentre da questa parte ci metterò tutti i presunti tavoli da lavoro, anche incluso l'incudine, l'alambicco. Però il libro per gli incantesimi non lo metto qua, lo metto in un altro posto che adesso vi farò vedere. Scendiamo. Andiamo nel seminterrato. Insomma, lo metto qua. All'incirca qua. Poi ci metterò tutta la libreria per fare l'enchantment, eccetera. Poi ci costruirò qualcosa che fa tipo atmosfera, no? Poi, la cosa importante è dormire. Quindi io ho pensato anche a questo, no? Perché... Ecco, qua c'è la mansarda. O anche soffitta, come si può chiamare, no? E qui ci metterò proprio due letti che mi serviranno a me, solo esclusivamente al padrone di casa, la quale poi alla fine li ornamenterò in stile barocco, no? Ci aggiungerò tante cose. E mi piace un po' fare questo tipo di cose. Poi passiamo
lato pratico, perché purtroppo bisogna stare anche con i piedi per terra, che non ci serve solo il cibo in sé per sé, no? Andare a cacciare, ma ci serve anche, è vero Claudio, ci serve anche uno sostegno, tipo una farm. Qua ci sono i maiali, qua ci sono le galline, che dovrò fare un po' di pulizia anche qua, le galline, perché sono piene di uova, che schifo, guarda qua. Poveracce che vita. Intanto ti informo che c'è già un commento. Matteo01 scrive: Dai, siamo interessati. Siamo interessati? A che cosa? Scrivi. Alle tue galline, forse? Non lo so. Non lo so. Scrivetelo voi nei commenti se vi piace questo tipo di diretta, ma penso che farà schifo il risultato. Però noi siamo qua e io voglio passare un po' il tempo in Tanto modo che altro c'è un diverso. problema con il bitrate perché non riesco a stabilizzarlo. Mi dispiace Claudio, ma perché qua siamo in una zona, come vi avevo spiegato tempo fa, siamo in una zona di merda dove non Bisogna raggiunge. trovare il giusto Ecco, è partita compromesso. l'allarme. Ecco, si è staccata. Allora, Bisogna trovare il giusto compromesso tra fluidità e qualità, perché dovete capire che OBS ha un sì, ma sistema poi non per il abbiamo il computer da bitrate. 1000 euro, raga. Raga, dai. Quello Facciamo. non c'entra, più che altro è la connessione internet e cercare di fare dei Sì. Vabbè, settaggi decenti. sì. Alla fine dei conti, purtroppo il video caricato non andrà oltre non andrà oltre i 900p. Alla fine dei conti, perché 720. 720. Guarda, si diverte, E guarda. che più noi e che più io alzo il bitrate, più la qualità diventa migliore, più però diventa scattoso. E Sì, più abbasso il bitrate, ovviamente. più fluido, però i pixel si perdono per No, a strada, me spesso piace c'è più sfocato. fluido, anche se i pixel sono maggiori. Quindi a me piace così, Claudio. Purtroppo io i frame sono l'unica ragione. Perché Claudio ne sarà pienamente d'accordo, perché quando vado a giocare al PC abbasso la risoluzione perché voglio avere tipo 60 frame ogni secondo. È la cosa migliore, secondo me. Bene, continuiamo il nostro entourage verso questo ultimo spiazzo di farm. Qua ci troviamo i cani, poi troviamo le mucche, che anche qua dovrò fare un po' di scelta perché non possono stare. Poi qua troviamo i miei adorati asini, cioè asini, cavalli e asini. In poche parole, sì, vorrei comprarmi, vabbè, qua, comprarmi. Vorrei prendermi un altro asino, ma non colgo ancora l'occasione perché devo fare tante altre cose, ma davvero tante in questo mondo, perché mi piace come è messo. E poi mi state per dire, ma sì, ma Simone, ma te non hai delle bardature per i cavalli? No, effettivamente ce l'ho, però non li metto, cioè li metto quando voglio andare a fare le esplorazioni in giro per il mondo, proprio perché purtroppo una volta mi è accaduto ciò che vi sto per raccontare. Praticamente i cavalli erano qua, su questo spiazzo di terreno, vicino a qui a dove si trovano i pappagalli. E niente, li ho messi qua. Ho radunato tutti i cavalli. Ho fatto riprodurre due cavalli. E poi l'altro cavallo, purtroppo, un cavallo genitore, mi è morto così, in disgrazia, e alla fine ho tolto le bardature perché ritenevo che potevano scomparire, non lo so, io sono di questa idea. Aggiornamento dell'ultima ora, sono riuscito a trovare il settaggio ideale per coloro che fossero interessati. Dovete andare a settare i bitrate in modalità controllo frequenza VBR e settarlo a 500. In questo modo Ah, l'aria sarà buonasera. fluida Oggi abbiamo un e ospite a all'altezza cena, ma non voglio che. di qualità. Ok, benissimo. Che cazzo hai qua? Chi gliel'ha messo sto lavoro? Ma chi gliel'ha messo? Ma chi ti caga? Oddio, ragazzi, certe volte trovo veramente. Accadono veramente cose strane, eh. Quindi
purtroppo ne sono al corrente, perché purtroppo certe volte mi esplodono i creeper così a caso, perché sono in una zona piuttosto sismica, come si può dire, perché davvero ci sono tanti creeper in questo mondo. E purtroppo alcune volte sono morto. Sì, in teoria dovrei avere all'incirca 80 XP, anche di più. E non ce l'ho perché sono morto e non sono morto in miniera anche qua a cielo aperto. E purtroppo è così, raga. Dovete accettarlo. Minecraft certe volte è veramente crudele, eh? Perché io ci sono rimasto male dopo 2 volte che ho perso 40 XP, raga. È una bella batosta, dopo rigiocare, ma ho dovuto rigiocare perché mi sono dato da fare a costruire queste cose, no? Poi voglio fare anche tante altre cose. Claudio, ci può spiegare che cos'è questo? No, veramente preferirei di no. Come preferisci di no? Preferirei di no perché Vabbè, è così. un. Vabbè, è una sorta di negozio, no? Come si può dire. Sì. Sì. E poi abbiamo anche il sentiero, in questo mondo, dove Ragazzi, conduce alla casa pulitissimo. di Claudio. Incredibile. Incredibile. Ci avrei mai scommesso. Se adesso io gli rubo un Oh, asino. signori, 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 abbiamo raggiunto l'apice dell'asinezza. Della Cioè, sinizza? dell'asinezza. Ragazzi, ma mo gli rubo un asino a sto Eh figliolo. sì, Cosa fai il accade? cattivello, Giacomino. no? Giacomino, non mi rubare Giacomino. Cos'è? E anche la sella. Claudio, ma lo sai che ti può morire con la sella? Come Ma veramente a me non interessa l'idea, non ti ma perché interessa? sono così Posso dormire fissato? qua a casa tua? Dai, Visto che ci sei ormai. per favore. E va bene, dai. Tanto ti ho riempito la live di pubblicità, Di quindi. pubblicità. Sì. Oh. Oh, è la prima volta, Claudio, ti porto i mostri. Allora sei un pezzente. Non di poco, eh. Ma sì, dai. Così ti faccio un po' esplodere la roba. Sei contento? Perché ne ho troppa, no? Guarda, guarda qua che porco. Ne ho troppa. Ne è troppa. Oddio, non si vede. Incredibile. Libidine. Cos'è sto lavoro? È un pesce. È un pesce. È un pesce. È un trofeo di pesca. È un trofeo di pesca. Vabbè, a parte gli scherzi, oggi vi vorrei spiegare che cosa hanno aggiunto proprio sulla versione 1.76. E ce ne sono di cose che aggiungono, perché i nostri sviluppatori di Minecraft si Sono molto divertono tanto. creativi e Sì, simpatici. ma si divertono di tanto. Soprattutto quando ti mettono i creeper in casa. Simpaticissimi. E pensate una cosa, vi dico anche un aneddoto, no, che mi è capitato. Tempo fa stavo giocando sul PC a Minecraft Premium. Evidenziamolo, calchiamolo, perché tanta gente usa dei launcher così a cazzo di cane che trova su internet. E poi anche se gli si fonde il computer, chi se ne frega, perché. Ma mica è colpa di quello, eh. Mica è colpa del launcher. Vabbè, insomma, però devono starci attenti. Allora, alla fine dei conti, stavo giocando e mi è venuta in mente questa cosa, no? Che sarebbe bello che facessero un Fecero. aggiornamento di Minecraft e ci aggiungessero, che cosa? Il binocolo. Perché, a me, insomma, potrebbe Vabbè, tornare utile. è Se un'agevolazione no, molto casomai io da comoda, però. grande, nel futuro, posso aggiungere io con una mod proprio il binocolo. Cioè, Oddio, ma è è un'agevolazione troppo un'agevolazione. grande. È un'agevolazione, Claudio. Te che ne pensi? Secondo me è un'agevolazione troppo grande per Minecraft, ne stravolgerebbe il Vabbè, raga, gioco. però hanno fatto. Guarda, a me scandalizzano le casse gialle, Casse volanti le sono. casse volanti. Cioè, se non aggiungono il binocolo, raga, È è la prova del l'aliasco. 9, di Minecraft, perché. Io, a me piace, mi piace cosa hanno fatto, però insomma, se aggiungessero il binocolo sarebbe veramente bello. Vale la pena di giocarci, perché tipo, te puoi vedere un giocatore da lontano.
in quella montagna, avete capito cosa intendo io? Cioè, dovrebbe essere veramente una figata. Anche se c'è un Enderman da lontano, te lo vuoi prenderci, vuoi prendere la perla. Cazzo. Non è cosa da poco, eh? Cosa fa quel... Amico, stai bene? Vabbè, appena ricoverato, poveraccio. Allora, io adesso vi spiego che cosa hanno aggiunto. Non vorrei fare troppo il noioso, però io lo volevo annunciare. Allora, Minecraft 1.76 hanno aggiunto questo aggiornamento acquatico, no? E ci sono un mucchio di cose. Adesso ve le sto un po' ad elencare velocemente perché poi vorrei andare in miniera e terminare questa diretta. Allora, hanno aggiunto nuovi blocchi, tipo il corallo, le alghe secche, sottaceti, uova di tartaruga marina, cazzo. Tronchi spogliati, ghiaccio blu, scale di prismarine e lastre di prismarine. Aggiunto relitti navali, raga. Ma ci pensate che figata essere in survival? Prendi una barchetta, vero Claudio? E E poi vai in giro, vai trovi nel giro, relitti. trovi un tempio sottomarino e poi accanto c'è questo relitto navale, eh? Poi ci sono barriere coralline, iceberg, grotte, forre sott'acqua e tesori sepolti. Alla generazione mondiale. Poi Minecraft 1.66 hanno aggiunto anche una nuova flora sottomarina. Quindi ve l'ho detto prima, no? Aggiunti trapdoor, piastre di pressione, pulsanti per ogni tipo di legno. Aggiunte colonne a bolle create da magma o soul sand sott'acqua. Bubble columns spinge giocatori e mob in superficie o li trascina sotto. Minecraft inoltre ha aggiunto un blocco che fornisce ai giocatori subacquei un potente status effect. Abbiamo qui il giocatore terzino, diciamo così. Sì, il terzo Vorrei rilasciare. incomodo, No, non quello che... vorrei rilasciare un'intervista su questo gioco e va bene, ce ne faremo una ragione. Insomma, avete... cioè, sono davvero tante cose e spero di portarli altri contenuti di Minecraft nel mio canale. E davvero perché, come avevo detto prima, mi piace questo gioco e vorrei un po' approfondirlo. Spero che ci siano altre occasioni. La diretta finisce qua, mettete un bel like e seguitemi. Vi ricordo questa sera alle 18, lo so, sono assillante. Questa sera live su evento speciale di Paul sul canale Claudio Merano. Tutti lì alle 18:40 vi voglio, altrimenti vi spezzo le mani. Arrivederci. Attaccato.